All'inizio Giovanni Battista fissa lo sguardo su Gesù e alla fine è Gesù che restituisce questo sguardo, fissa lo sguardo su Simone e gli dice: tu sei, gli permette quindi di esistere in maniera piena. È solo nel momento in cui il Signore dice anche a noi: tu sei, noi possiamo veramente cominciare a vivere e ad esserci per quelli che siamo, così come siamo. E dice anche a noi: tu sei, non solo, ma ci chiama per nome e dice: tu sei figlio di. Gesù ha questa capacità unica di raggiungere il principio, l'inizio della nostra storia, le nostre radici più profonde. Tu sei figlio di, cioè lui riesce ad arrivare proprio al nostro principio. Lo sguardo del Signore e la voce del Signore sulla nostra vita, sulla nostra persona e la nostra storia ha questa capacità di guarigione profonda. Giovanni il Battista stava ancora là. Questo stare può voler dire, sì, stare fermi, fermarci. Un altro punto negli Atti degli Apostoli dove torna questo stesso verbo, quando l'eunuco che sta tornando da Gerusalemme in Etiopia ferma il carro perché vuol far salire Filippo, ferma il suo carro, interrompe il suo viaggio. Questo fermarci a volte potrebbe davvero fare al caso nostro. Fermarci appunto per ascoltare il Signore, per accoglierlo, per farlo salire sul nostro carro da viaggio. Questo stava, oltre a fermarsi, vuol dire anche comparire davanti agli altri così come siamo, senza mettere maschere, senza coprirci. Dice Gesù ai suoi discepoli: comparirete davanti a governatori e re per dare testimonianza. Questo è lo stare che Giovanni ci insegna: comparire davanti agli altri per dare testimonianza. E allo stesso tempo questo verbo stare esprime anche la lotta, cioè stare ritti e resistere in battaglia. Dall'ascolto della parola di Giovanni nasce la sequela. Se scaviamo un pochettino dentro questo verbo, scopriamo che porta in sé il significato di mettersi insieme, avvicinarsi, farsi compagno per percorrere insieme un viaggio, un cammino.
e questo verbo deriva anche da una radice che vuol dire mettersi in movimento. E nel momento in cui questi discepoli decidono appunto di seguire Gesù, lo riconoscono come maestro, riconoscendolo come maestro, dichiarano di voler essere suoi discepoli. La parola maestro contiene in sé il significato molto bello di porgere, stendere le mani. E Gesù è entrato nella nostra vita per offrirci le sue mani. Il Signore si pone in questo atteggiamento davanti a ognuno di noi. Le sue mani sono stese, sono aperte verso ognuno di noi. Nessuno è escluso da questo abbraccio, nessuno. Questo è il discepolato alla scuola del Maestro che è Gesù, uno scambio d'amore. Andrea corre da suo fratello e gli dice: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Condurre, accompagnare i fratelli e le sorelle a questa sorgente d'amore, di vita che abbiamo trovato noi. Condurre anche gli altri perché anche a loro possa essere donata questa parola di salvezza che il Signore ripete appunto quando pone il suo sguardo su di noi e dice: tu sei.